Siamo con il coordinatore dello Sci Alpino regionale Tancredi del Mese per parlare di Children. È stata una grande stagione, anzi, le ultime due sono state grandi stagioni, in più l'ultima, tanti risultati importanti in campionati italiani, al Topolino, al Pinocchio, eccetera. Che cosa ci aspettiamo per questa nuova stagione del Mestre? Buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto sarebbe bellissimo ripetere i grandi risultati delle scorse stagioni. Importante per il movimento perché alla fine le categorie ragazzi allievi sono propedeutiche alle categorie nelle quali veramente i ragazzi incominciano a fare sul serio, ovvero mi riferisco alle categorie aspiranti. La categoria ragazzi allievi è propedeutica perché alla fine hanno i primi scontri diretti con i ragazzi degli altri comitati o attraverso il Topolino, il Pinocchio internazionale o Scoffia Loca possono confrontarsi con i ragazzi delle altre nazioni. Noi abbiamo colto degli ottimi risultati attraverso parecchi ragazzi, ovviamente l'Ara della Mea rappresenta il non plus ultra del movimento perché in questi anni proprio veramente ha vinto tutto. Ma anche l'anno scorso nei campionati italiani e nel Pinocchio, attraverso i risultati di Lars Esquerque, Greta Della Mea e Andrea Beltrame, questi ultimi due che appunto sono passati aspiranti e sono entrati di diritto nella squadra. Nelle squadre di comitato abbiamo fatto vedere che il nostro movimento è sempre vivo e questo grazie anche al lavoro dei nostri tecnici e all'impegno delle loro famiglie e delle loro società. Tra l'altro quest'anno la federazione proporrà uno stage al quale potrebbero partecipare anche alcuni allievi, vero? Sì, in effetti la federazione intende cominciare a monitorare i giovani più interessanti, sì, dalla categoria allievi. Ha proposto due test, uno di discipline tecniche che si svolgerà a Cervinia dal 13 al 17 agosto ed uno di discipline veloci che si svolgerà in ottobre per il settore. Sì, in ottobre è al Passo dello Stelvio, al quale potranno partecipare gli aspiranti e gli allievi ultimo anno 98. Quindi sicuramente il nostro intendimento è di cercare di avere a disposizione della federazione più posti possibili, oltre che mandare i nostri aspiranti di spicco, quali la Stocco, Beltrame, appunto la Greta Della Mea. Anche magari atleti interessanti, quali potrebbe essere Francesco Gentili per il settore maschile, il quale essendo un 98 è ultimo anno allievo e deve incominciare già a vedere quale potrebbe essere il suo futuro. Questi quindi children, passiamo ai pulcini, fra l'altro c'è un appuntamento importante a Piancavallo, vero del Mestre? Sì, indubbiamente la federazione ha assegnato a Piancavallo e nella fattispecie allo Sci Club Sacile l'organizzazione del secondo Criterium Italiano Cuccioli. È una manifestazione importantissima, veramente dal punto di vista della partecipazione, della valorizzazione della stazione, dal punto di vista turistico, dal punto di vista tecnico, perché attraverso queste manifestazioni si può veramente vedere come sono i vivai dei vari comitati regionali. Ho potuto constatare l'anno scorso a Cortina, in una manifestazione che è veramente stata organizzata in maniera magistrale, come lavorano gli altri comitati. Effettivamente può essere, penso che anche i nostri tecnici abbiano potuto vedere e possano sicuramente orientarsi al meglio in previsione di questa manifestazione. In questa categoria, ripeto, c'è molto da lavorare, non ritengo tanto dal punto di vista del risultato, perché, come dico, i risultati devono incominciare a vedersi dalla categoria aspiranti per veramente dire che un ragazzo conta, però dal punto di vista della programmazione tecnica, della preparazione tecnica di questi bambini, di un intendimento di fargli sciare in una maniera possibilmente quanto più corretta possibile. Terza stagione con la suddivisione per singole annate, quindi Baby 1 e 2, Cuccioli 1 e Cuccioli 2, è possibile trarre un primo bilancio? È stata una scelta giusta o meno? Ma posso dire che la scelta da un punto di vista
da un certo punto di vista è stata positiva, ovvero i numeri hanno segnalato un incremento, soprattutto in quest'ultima stagione abbiamo avuto un incremento del 20% in più circa nelle iscrizioni delle gare di categoria, una maggiore assidua frequentazione. Da un altro punto di vista vorrei dire appunto che ovviamente anche questa categoria, queste doppie premiazioni, non vorrei che rappresentassero uno specchietto per le allodole, ovvero io credo che bisogna sempre stare coi piedi per terra, i genitori, gli allenatori, i club devono pensare che queste categorie qua, i bambini devono imparare a sciare, non si deve badare al risultato, deve esserci sempre uno spirito per farli crescere dal punto di vista sportivo, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista etico. E non vorrei che la doppia premiazione avesse magari creato campioncini che magari un domani, proprio spinti da questo, siano costretti all'abbandono. Invece dobbiamo proprio in queste categorie incentivare la partecipazione a livello di divertimento ludico, chiaramente insegnando sempre loro il gesto tecnico e soprattutto facendoli crescere dal punto di vista umano e sportivo.